Modificare le tracce audio non è mai stato così semplice. Infatti Artlist ha introdotto gli stems. Ma che cosa sono gli stems? Che cos'è Artlist? Allora, super rapidamente, Artlist è una piattaforma che ci permette di utilizzare musica, video, effetti sonori, possiamo realizzare anche i nostri voice over, ci sono anche i plugin, insomma possiamo fare veramente di tutto con Artlist. Infatti ve ne ho parlato già in altri video, ma oggi vi voglio parlare appunto di questi stems. Grazie agli stems adesso possiamo tranquillamente scaricare delle singole tracce. Che significa? Invece di scaricare l'intera canzone, dove magari abbiamo il pianoforte, la chitarra, la voce, insomma tutto, possiamo selezionare solamente quello che ci interessa. Quindi vediamo subito come si fa. Allora, per prima cosa, questa è l'interfaccia di Artlist, che viene modificata nel corso del tempo, infatti viene sempre aggiornata. Di lato possiamo andare nella sezione Music, quindi musica. Allora, come vediamo, c'è questa nuova icona con scritto stems. Non è presente in tutte le canzoni, infatti piano piano anche le vecchie canzoni sono state aggiornate con questi stems. Prima magari vedevamo semplicemente questa icona con il microfono che ci faceva capire che avevamo anche la versione senza la voce. Infatti io adesso clicco play e la porto anche un po' più avanti. E c'è la voce, ma se io clicco play qui, non c'è la voce. E questa comunque era una funzione che già c'era da tempo. Anche qui non era disponibile su tutte le canzoni, ma io l'ho utilizzata spessissimo. Adesso però, se noi clicchiamo sugli stems, vediamo che effettivamente abbiamo tutto, ragazzi, possiamo modificare tutto. Infatti rapidamente riascoltiamo la canzone e poi mano a mano clicco SM. Che cosa significa? S sta per solo, sentiamo solamente quello che selezioniamo, la M sta per muto, quindi invece silenziamo quella porzione. Quindi facciamo play. Come vedete, la possiamo personalizzare. Infatti, ad esempio, magari mi piace questa voce, mi piace il pianoforte, ma non mi piace il resto. Quindi in questo caso deseleziono questi, seleziono la S su piano e lead vocals, faccio play. So swinging, so swinging, yeah, yeah, so swinging. Anche se il ritmo è lo stesso, però effettivamente la canzone è come se fosse totalmente differente. E quindi che cosa facciamo? Vediamo subito come funziona all'interno di un software di montaggio. Io utilizzerò Adobe Premiere, come sempre. Quindi clicco su Download All Stems, possiamo scaricare in questi due formati. Io per sbrigarmi seleziono l'MP3, quindi in questo caso scarico all'interno di questa cartella che già avevo creato e attendo il download e verrà scaricato un file zip. Quindi dobbiamo estrarre un file zip e inserire poi tutte le nostre tracce nel nostro software di editing. Quindi apriamo questo file zip e abbiamo tutto. Quindi che cosa faccio? Semplicemente li trascino all'interno della cartella. E qui abbiamo la nostra canzone, che però è composta da tutte queste tracce. Quindi andiamo su Adobe Premiere, creiamo una cartella semplicemente per organizzare meglio il tutto, magari la chiamo Song 1, e qui posso trascinare le mie tracce audio, quindi le porto direttamente qui. Io già qui avevo creato una sequenza, avevo messo dei video di un drone presi sempre da Artlist. Quindi che cosa faccio? Seleziono tutte queste tracce, le trascino qui, ma in realtà le dobbiamo mettere tutte insieme, nel senso che le dobbiamo allineare. Quindi creiamo nuove tracce semplicemente spingendo verso giù, li abbassiamo qui, la portiamo qua
Lo facciamo anche con queste due. Intanto li avvicino qui, abbassiamo qui, scendiamo qui, facciamo così. Allora, sicuramente ci sarà un sistema anche più rapido per fare questa cosa, ma come ben saprete su Premiere ci sono un milione di funzioni e con i nuovi aggiornamenti ci sono sempre più cose che possiamo fare. Allora, come vediamo, se io adesso faccio play. Ok, sembra che c'è tutta la canzone, andiamo avanti. Ok, adesso io posso andare a selezionare, come abbiamo fatto prima su Artlist, la singola traccia. Quindi, se voglio sentire solamente una cosa, magari premo S. E ovviamente se poi non voglio sentire solo una di quelle tracce, premo M. Questo qui più che altro dovremo fare come anteprima, perché poi converrà ovviamente eliminare le tracce audio che non vogliamo utilizzare. Questa cosa può essere utile perché magari vogliamo inserire semplicemente il pianoforte in una sezione del nostro video e possiamo eliminare tutto il resto. Quindi il pianoforte dovrebbe essere l'ultima piano, esatto, clicco S. Perfetto, quindi facciamo finta che mi serve semplicemente questa traccia. Cosa faccio? Elimino quelle precedenti, clicco Canc e ho semplicemente il mio pianoforte, magari lo porto qui sopra. E posso continuare a creare il mio video sfruttando queste singole tracce. Ovviamente nessuno ci vieta di utilizzare magari il pianoforte in questo video, in un altro video facciamo una composizione diversa, quindi da una singola canzone effettivamente possiamo creare tantissime cose. Poi ovviamente chi è più abile anche nel mixare le canzoni, la musica. Beh, ovviamente ci sono infinite possibilità. Io sicuramente non sono il top dal punto di vista dell'audio, però mi ritrovo sempre a utilizzare canzoni, effetti sonori proprio per modificare i miei video. In tutto ciò, per poter utilizzare questi stems, più che altro per poterli scaricare, avrete bisogno di un abbonamento Pro, di un abbonamento Team. Comunque vi lascio in descrizione le specifiche richieste, quindi magari se avete un abbonamento base potreste non avere questa funzione, quindi vi lascio tutto in descrizione. Come sempre, se utilizzate il link che vi lascio in descrizione, avrete diritto a 2 mesi gratuiti se andrete a fare l'abbonamento annuale. Ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e vi devo dire che questa funzione a me è piaciuta tantissimo.